17 marzo. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Luca 16:10. Fedele in ogni cosa. Davide era un musicista mite, un umile pastore e un figlio sottovalutato. La sua forza era la fedeltà, fedele a Dio e alla sua volontà. Egli era fedele, capace nelle piccole cose e divenne capace di grandi cose. La fedeltà è una caratteristica comune di chi raggiunge una spiritualità non comune. Matteo iniziò come esattore delle tasse, Pietro come pescatore, Eliseo come contadino, Gesù come falegname. Hai mai notato che Gesù trascorse più anni come falegname che come predicatore? Era fedele nelle piccole cose. Dio non ha mai chiamato persone inattive o non produttive. Tutte avevano iniziato qualcosa prima di servire Dio fedelmente. Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano. Ebrei 11:6. Devi credere che la promessa è più grande del problema, l'obiettivo più grande delle opposizioni e Dio più grande della tua debolezza. Credere che Dio è più grande è l'essenza di una fede che resiste di fronte alla paura. La paura è l'arma per paralizzarti. La fede è l'arma di Dio per arruolarti. Quindi fai affidamento su Dio, sfida il gigante e unisciti ai ranghi degli uccisori di giganti.